credo che in questi temi, in questi argomenti ci sia anche una grande responsabilità dello sport in generale, ma soprattutto dello sport sociale. La WISP non è soltanto una grande organizzazione di sport, è un'associazione di promozione sociale che organizza pratica sportiva e attività motoria, è un'organizzazione che agisce sui diritti, non rivendica solo il diritto per tutti alla pratica sportiva, ma rivendica il diritto per tutte le persone, i diritti per tutte le persone. Come lo facciamo? Da associazione di sport noi agiamo con il corpo. E il corpo noi, come dire, non siamo soltanto operatori sportivi che dentro il sistema sportivo, nel rapporto con lo sport, dicono e rivendicano che il corpo, per esempio, deve essere pulito dall'acquisizione di sostanze dopanti o di inquinamenti farmacologici, eccetera, ma il corpo soprattutto deve essere rispettato per quello che è il rapporto con la pratica sportiva, quindi no alle precocizzazioni, no ad un'età, a proposito del matrimonio, ma c'è anche un'età che fa male nel rapporto rispetto al corpo, anche rispetto alla pratica sportiva, spesso e volentieri per poter diventare subito, bene coltivare il talento, ma per poter diventare subito campioni, si sottopone il corpo a degli stress non sostenibili da parte delle bambine, delle ragazze o dei bambini e dei ragazzi. E quindi un diritto all'integrità del corpo e della pratica sportiva. Dicevo, noi agiamo la psicomotricità, rifacendoci anche qui storicamente noi alla psicomotricità di Jean Piaget, attraverso la quale cerchiamo di costruire una cultura delle differenze, percorsi di consapevolezza della differenza anche tra i corpi, tra i generi. Io condivido assolutamente, non lo voglio fare perché questa situazione è facile, ecco, il punto di vista maschile che magari in situazioni del genere lo dice, noi lo pratichiamo, condivido molto il cosa sta facendo la cosa, non oggi, ma da sempre. Io credo che ci sia, come dire, un grande limite nei percorsi di emancipazione del maschile, da moltissimi e tantissimi anni in questo paese, spesso volentieri si fa fatica e anche vergogna ad affrontare.